Buonasera ragazzi e ragazzi, buonasera a tutti. Oggi sono molto molto felice perché sono riuscita a fare una camminata bella lunga e io quando cammino sto bene, mi sento da Dio, sto troppo troppo bene e quindi sono anche molto positiva. Vorrei poter riuscire a camminare tanto tutti i giorni perché io sì cammino un pochino per tenermi allenata tutti i giorni, ma tanto tanto non ho proprio sempre il tempo di camminare. Quindi sono troppo felice. E poi vi voglio far vedere la spesa che ho fatto all'Eurospin. Eurospin io ci vado molto poco perché non è proprio vicino a casa mia. È vicino a casa dei miei suoceri, però ultimamente con Covid e quant'altro non ci sono proprio passata. Oggi per questioni di esigenze, che vanno oltre l'andare a trovare i propri parenti in un altro comune per una questione di esigenza proprio vera e propria, ho dovuto andare insieme a mio marito dai miei suoceri e sono andata anche all'Eurospin, quindi visto che non ci vado quasi mai, ho detto ne approfitto perché hanno la linea Moessere, poi la Fior di Magnolia, sono cose che comunque anche voi youtuber vedete sui video vari e sono cose che comunque sono abbastanza buone, soprattutto la linea Moessere, devo dire che comunque mi sono sempre trovata bene quelle poche volte che ho comprato. E vi faccio vedere cosa ho preso. Ho speso 35 euro e partiamo subito. Ho preso una busta di insalata, poi vi metto tutti i prezzi giù nell'info box e vi ricordo di seguirmi su Instagram. Seguitemi su Instagram al link che vi metto giù nell'info box. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Io ricambio tutti i follow e tutti i like, quindi seguitemi, avete sicuramente like e follow ricambiati. Bene, ho preso l'insalata e appunto vi lascio tutti i prezzi nell'info box, questa è l'iceberg. Poi ho preso l'insalata misticanza, si chiama foglia verde la linea che hanno da Eurospin e qua dice che è coltivato in Italia. Vediamo se anche questo è coltivato in Italia. Questo no, ecco, l'iceberg no, mentre la misticanza sì. Poi andiamo avanti, ho preso del pane per stasera, tartarughe, quindi pane semplice. Non so come sia il pane di Eurospin perché è la prima volta che lo prendo. Poi c'erano le banane in offerta, biologiche, eccole qua, sono un po' verdi, ma le ho prese lo stesso, così durano di più. Poi ho preso questo sugo cacio e pepe della marca della linea Delizie del Sole. Eccolo qua con pecorino romano DOP. Sono molto curiosa e mi era venuta voglia di un cacio e pepe e ho detto beh, proviamo a prendere il sugo. Poi ho trovato i burger vegetali ad un prezzo molto conveniente. Adesso non mi ricordo quanto, però ve lo metto giù nell'info box. Ho preso questi che sono ai broccoli, non li avevo mai provati ai broccoli. Sembrano, la confezione sembra quella dei burger vegetali e gli spinaci, ma in realtà sono i broccoli e quindi volevo troppo provarli. Ho detto no, questi li devo prendere perché è una novità. Si chiama Fior di Natura la linea. E sempre Fior di Natura ho preso anche burger con melanzane e pomodori secchi. Questi li ho già provati a questo gusto e voglio vedere come sono rispetto a quelli di marca. Poi ho preso lo stracchino a Moessere che è un po' gonfio, speriamo bene, non me ne ero accorta, senza lattosio, eccolo qua. Quindi stracchino senza lattosio, ricottine senza lattosio, sempre della a Moessere. E poi sempre della a Moessere ho preso anche un'altra cosa senza lattosio, ho preso le mozzarelle, eccole qua, due mozzarelle, anch'esse senza lattosio. E poi le fettine tipo sottilette, anch'esse senza lattosio, quindi tutto senza lattosio, perché mio marito è intollerante al lattosio, io un pochino meno, nel senso sento che a volte mi dà un po' fastidio, però non è una cosa che proprio mi impedisce tutto. Ho preso i cracker con pomodoro origano dei Tre Mulini, questa marca qua Tre Mulini l'ho provata diverse volte, mi sono sempre trovata bene, è buona.
come alimentare, ho preso anche le cialde che ne sono accorta adesso che sono aperte, però sembra che ci siano tutte dentro, per la dolce gusto di espresso decaffeinato. Sono molto curiosa di provare anche questa marca, questa cosa di decaffeinato, perché li sto provando tutti decaffeinato. Per ora il migliore è quello di Inns, caffè serrano è il migliore di tutti per quanto riguarda le cose di concorrenza. Dovrei anche soffiarmi il naso, però sento tipo un'umidità, ma boh, non lo so, mi dà fastidio qualcosa. E comunque voglio provare anche queste per decidere quali sono le migliori capsule di concorrenza. Ci sto mettendo un po' a decidere, però mi piace anche vedere come sono. Poi ho preso la pasta Amo Essere, Agricoltura Italia, quindi biologici, integrali e anche con grano italiano. Molto positiva questa cosa. E altra cosa mangereccia, dopo vi faccio vedere cose non mangerecce. Questa qua è una torta della Dolciando con carote e cioccolato. Non lo so, ho detto la voglio provare, era tra le novità, cioè non so se fosse una novità, ma era tra le cose nuove o offerte della settimana, e ho detto beh, la prendo perché mi piaceva l'immagine di anteprima. Poi non so se veramente sia così, ma sicuramente vi farò la recensione nei prodotti finiti, quindi aspettate. E adesso vi faccio vedere delle cose non mangerecce. Mi servivano le lamette e ho preso queste della Fior di Magnolia, eccole qua, dei semplici rasoi. Poi ho preso anche questo sapone mani e viso, naturale detersione con olio d'oliva ed estratto di avena biologici, Amo Essere, ecco, Fior di Magnolia, eccolo qua. Questa linea non l'avevo mai provata ed ero curiosa di provarla, però ho detto prendo solo il sapone perché le altre cose non è che mi servivano, quindi ho detto vabbè, prendo il sapone. Ah no, e ho preso anche l'acqua micellare bio, eccola qua, Fior di Magnolia, Amo Essere, anche questa non l'ho mai provata ed è una cosa che comunque mi serve perché mi strucco spesso, mi strucco praticamente tutti i giorni, quindi di roba ne finisco e sicuramente non andrà accantonata, come neanche il sapone. Poi ho preso un'acqua, uno struccante bifasico della Fior di Magnolia, eccolo qua, perché con questo mi ricordo di essermi trovata bene e quindi ho voluto riprenderlo. Non so se abbiano cambiato formulazione perché appunto era da tanto che non lo prendevo, speriamo di no perché mi ero trovata bene. Poi, ah no, ho preso un'altra cosa, sempre dell'Amo Essere, ecco, il detergente intimo. Quindi ho preso il detergente intimo, l'acqua micellare e il sapone, tutte cose che comunque vado ad usare. Mentre le creme corpo le ho lasciate proprio perdere perché non ne mettono. Io di crema corpo ne metto pochissima, giusto quello che serve per non farmi seccare la pelle, però non uso le creme corpo, quindi sono andata a prendere tutti i prodotti che comunque poi andrò ad utilizzare. E per ultime due cose ho voluto prendere il doccia schiuma rivitalizzante con succo di mela e kiwi, succo di mela verde e kiwi con 98% di ingredienti di origine naturale. Mi sono un po' incartata, comunque questo, sentiamo il profumo perché onestamente non l'ho usato, mi ispirava così la confezione. Che buono, mamma mia, sa proprio di frutta fresca. Buonissimo, ma l'ho pagato veramente poco, sicuramente lo userò perché io uso bagno schiuma in quantità industriale, a me piace proprio fare schiuma e ce ne vuole tanto, bello tanto ce ne vuole, quindi sicuramente andrà utilizzato anche questo. Che bello comprare tutte cose che utilizzo, perché cioè io compro tanto, però ultimamente sto comprando veramente solo roba che poi vado ad utilizzare, e se mi rendo conto che comunque non riesco ad utilizzarla, poi la porto ai miei genitori o comunque la faccio utilizzare in qualche modo persone che so che comunque hanno piacere di ricevere queste cose. Poi ho preso il tonico delicato della Naturalè, non so che linea sia, che marca sia, però è certificato ICEA ed è un tonico rinfrescante con estratto di melograno. Lo voglio proprio provare, eccolo qua, lo voglio provare e vi farò sapere. Non so come sia l'odore, ma per adesso non sento particolari odori, dopo quando lo proverò vi farò sapere. Poi vi volevo far vedere un omaggio alla cucina di mia suocera, visto che sono andata là appunto perché aveva bisogno di assistenza, soprattutto per un discorso che vabbè non sto qua a dire.
E aveva cucinato, perché mia suocera cucina sempre, e ha cucinato questi funghi che sicuramente saranno buonissimi, funghi semplici, trifolati, e me li ha dati. Poi cosa mi ha dato? Mi ha dato questi petti di pollo che cucinerò stasera, che vengono dalla fattoria, roba italiana, senza antibiotici, e vengono da una fattoria, non so dove, però qua vicino. Sono comunque la fattoria Società Agricola. Però non c'è scritto via Boscato Ovest Padova, vengono da Padova, comunque sono robe non strane e li cucinerò stasera perché sono cose sane senza antibiotici. Dopo mi ha fatto i biscotti, che carini, guardate, eccoli qua, sono con la farina di riso, poi ci ha messo la fecola perché non aveva la farina normale, ma sono convinta che siano buoni lo stesso, e il cioccolato, vedete c'è il fiorellino, il cuoricino, il funghetto. Sono carini e li mangerò sicuramente, perché gli altri che avevo fatto, anche quelli erano buoni, anche se erano dietetici. Poi cosa ho fatto? Il radicchio, che buono il radicchio ai ferri, che buono, guardate, io lo adoro il radicchio ai ferri, è veramente troppo troppo buono. Quindi che profumino, quindi questo. Poi quanta roba, questa è la verdura, ecco, questa mi piace di meno, fa bene, però mi piace di meno, ed è verdura così, spinacino, adesso non so bene cosa sia, comunque verdura, che fa bene all'organismo. E dopo mi ha comprato, sempre al mercato, in un banco che vende roba fresca, vabbè, adesso è confezionata così, non ve la faccio vedere, ma è una casatella sempre nostrana, una ricotta prese al mercato che ha tutte robe sane. Quindi ragazze, questo è tutto. Oggi è stata una bella giornata, io mi sento veramente fortunata ad aver passato questa bella giornata. Bisogna sentirsi fortunati anche per le cose che ci sembrano più semplici. Non dobbiamo dare niente per scontato, noi ci dobbiamo sentire fortunati se abbiamo delle persone accanto che ci vogliono bene, se abbiamo accanto una persona che ci ama, perché non c'è dono più bello della vita. Non dobbiamo guardare sempre le cose più grandi. Va bene pensare in grande, va bene avere dei sogni, va bene tutto, ma bisogna prima di tutto essere grati di quello che si ha. E con questo è tutto, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima.